Ma poi tanto ormai si vede che sta agli sgoccioli, lo sanno benissimo che sta ritornando veramente. Ma guarda, ma che bello, sta ritornando Gesù. E questi lo sanno, no? E Sì. allora stanno cercando di Sì. buttarsene il più possibile. E ci stanno quasi riuscendo, è vero? Vanno, No. cascano, cioè, non c'hanno. Mo io in certo momento, Sergio mio, o stai con Gesù o stai col diavolaccio, è quella Sì. scelta. Infatti. Credo che pian piano, specialmente noi paesi industrializzati, sappiamo leggere, sappiamo scrivere, abbiamo queste linee qui in internet, Sì. possiamo leggerci le sacre scritture. Quindi chi veramente ci tiene al senso della vita, alla verità ci arriva, bussa e ti sarà aperto, chiama e ti apriranno. Sta a loro, ma io credo, sai, che quasi quasi che hanno segnato gli angeli un po' a noi tutti quanti. Chi veramente non vorrà saperne sino all'ultimo, e chi è dalla parte di Gesù. Ma che belli tempi, guarda, questi sono tempi al mille per mille profetiche. Io non riesco a capire come fanno a non riconoscere i segni di tempi. Dio mio, più chiaro di E così. infatti. No, cioè, le scritture lo dicono chiaro, cioè sia Gesù, sia i vecchi profeti del Vecchio Testamento, sino le lettere dell'Apostolo, l'Apocalisse. Più chiaro di così non potevano, cioè, come si fa a non riconoscere i segni dei tempi? Chi non li riconosce, chi non si è mai voluto interessare. Se voi volete credere che proveniamo dagli animali, allora dico, almeno dateci i diritti degli animali, ma poi Infatti. come capiranno? Sta a loro. Ma io credo, sai, che quasi quasi che hanno segnato gli angeli un po' a noi tutti quanti. Chi veramente non vorrà saperne sino all'ultimo, e chi è dalla parte di Gesù. Ma se è la cosa, io mi sono messo nelle mani di Gesù, io ero benissimo cosciente che stavo in solitudine. Io primo villaggio me lo trovo a 18 km, il resto è tutta boscaglia, animali selvatici e quant'altro. Quindi sapevo benissimo di tutti i rischi che io correvo, però mi sono consegnato totalmente a Gesù. Oh, io ti dico che è stata un'esperienza, e continua a essere un'esperienza bellissima. Cioè, tu vivi con speranza. Cioè, io a vedermi no, come speranza alla tomba, dico io no, 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 siamo gigami, no. infatti. E Pietro, beh, se muori, no, ti portiamo al cimitero. Ho detto, ma io sono eremita, ma il cimitero è pieno di gente, Sì, no, non mamma mia. va. È vero, stai meglio là. Meglio essere mangiato dai cinghiali, dai lupi, Sì. no? Almeno Che no, fanno loro un cimitero. pasto. Ma Capito? tu lo sai che gli puoi rispondere, cioè, Sì. però non dimenticate che come esiste Dio esiste anche il diavolo. Sì. Fate attenzione a chi date la colpa, È vero. capirai, ci giocano all'ingrande. Ma No, guarda che sono esseri viscidi questi, sono molto ma per loro intelligenti. furono condannati sin dal principio, cioè noi con sudore avremmo lavorato, la donna partorite con dolori, però ci ha dato la possibilità di ritornare alla base, no? Da Dio. Però a loro è stato immediato, Sì. maledetto Maledetti per dice l'eternità. Dio. E quindi, perché gli angeli hanno una percezione, Sì. cioè,
quello che loro in quell'attimo decidono, decidono per sempre. E quindi sì. Questo avevano deciso in quell'attimo così, e Dio sapeva che questi in eterno non sarebbero mai ritornati a lui. Quindi furono subito cacciati via San Michele Arcangelo, prese il comando. Che poi San Michele Arcangelo era il più umile degli angeli che Dio ci aveva, proprio perché l'umiltà. E tu pensi anche alla nascita di Gesù, cioè Dio, che con un'umiltà del genere lascia il cielo dei cieli per venire in un corpo umano. Guarda che non è roba da poco, che io già fosse l'idea di Dio che deve andare al gabinetto e avere tutti i suoi bisogni, col freddo, col caldo, la fame, la stanchezza, cioè Dio che viene con noi a soffrire in questa maniera, cioè è un atto di umiltà che non... Infatti Dio premia gli umili proprio, tramite Maria la più umile... Dio si è fatto uomo e ci ha fatto vedere pure come portare la croce, perché molti vedono la cristianità come una, come una specie di lampada di Aladino. Allora ho bisogno di questo, sfreghi la lampada, esce il, ma in realtà la cristianità, cioè il Cristo ti insegna, tu mi insegni, com'è? Che, scusa il gioco di parole, ci insegna proprio ad attraversare i brutti momenti, a sopportare i dolori, le sofferenze, l'ha fatto lui per prima. Che poi sì, stai soffrendo, ma nel contempo tu sei interiormente in pace e felice pure, non perché stai soffrendo, perché sai perché stai soffrendo, a parte per i tuoi peccati, ma forse stai pagando anche per altre anime che stanno assai peggio di te, no? Quindi è un offrire questo soffrimento, ma tu supponi quanta gente si poteva salvare nelle malattie e quant'altro, quanti santi si sono santificati proprio nelle malattie, no? Vero, vero. E invece noi subito abitare, poi che abitiamo sempre il Padre nostro, ma prendetelo col patrigno, Dio santo, che istigatore di ogni male. Certo, ma le sacre scritture sin dalla Genesi si parla di loro, Però ti dirò, in questo tempo, alla gioventù, so che quando gli parli del diavolo così dice, ma questo che dice? Bravo. Io dico, fate attenzione agli alieni, che questi sono una parola aliena sempre che riescono a capirla. Infatti, perché in realtà poi gli alieni, loro credono più, che poi credono più agli alieni, che possono anche esistere, ma non lo so, questo Dio che dice. L'universo è pieno di vita, Infatti nelle scritture viene detto questo, che l'universo è pieno di vita, no? Mi sembra nei Vangeli. Sì. È così. Ma se tu pensi già agli angeli, che poi loro sono tante categorie di angeli che ci stanno, ma sono miliardi e miliardi e miliardi, stiamo parlando solo di angeli, pensi tutte le altre esistenze di vita che stanno nell'universo. Ecco perché si parla di vita eterna. Come dice, ma vivere una vita eterna esagerata è troppo, che c'è. Ma perché voi non capite, non sapete che cosa significa la vita? Sì, la vita è infinita e abbiamo un universo davanti a noi da scoprire, no? Quindi dica adesso. Ma guarda, se stiamo vicini, vicino, che tutto sarà chiaro. Tutto sarà chiaro, mo verremo tutti chiamati, non so se l'ha mai sentito dell'avvertimento, dell'illuminazione della coscienza, parecchi veggenti ne hanno parlato. Come se fosse veramente la fine, cioè la fine dei tempi, intesa pure come rinascita, non solo, perché molti immaginano l'Apocalisse, distruzione della terra, ma in realtà è più che altro è un chi è con me o contro di me, ecco.
Mi trasforma, cioè è la fine del male, ma la fine del mondo non se ne parla nelle scritture. Non lo sa nessuno. La fine del male, ma tu pensa, ma sono millenni che siamo schiavi di sti esseri. E mo che siamo arrivati finalmente all'alleanza finale, perché la nuova alleanza incominciò con la venuta di Gesù, no? Sì. Ma l'alleanza finale si conclude quando Gesù prende possesso di nuovo del suo regno, perché la terra è sua. Siamo noi che ce ne siamo appropriati, giustamente, direi. Sotto. E allora guarda, fra poco e danzeremo e canteremo e gioieremo in eterno. Certo, daranno gli ultimi colpi di coda, che ci dobbiamo fare? Sì. Cioè, io con la libertà, io quando avevo scappato di casa la prima volta per la libertà, io per la libertà mi ho combattuto proprio, però non riuscivo a trovare, nonostante che mi ero liberato da genitori, amici, conoscenti, via, in giro per il mondo, libertà. Ma ti dico che la libertà io l'ho provata solo quando è venuto Gesù in vita mia. Sì. E la verità vi farà liberi, sta scritto. Io allora non sapevo. E quando ho incontrato lui, e da allora ho cominciato a sperimentare la libertà. Tant'è vero, ho scritto anche una piccola preghiera. Gesù, meglio essere schiavo vostro che essere schiavi di questi esseri. Grazie di avermi tirato fuori da sta merma. Questa è la libertà, non sanno più manco cosa significa la libertà. È bellissima, guarda. Sì, cioè, sì, è bellissima, sì. È tutto. Hai detto tutto. Se uno è libero è un robot, un mezzo robot minimo. Una cosa avevo sottovalutato del corpo di Cristo, no? Cioè, mo in fin di conti ci si va a prendere il corpo di Cristo, e poi diciamo che durante la messa si leggono le scritture, sia del Vecchio Testamento che del Nuovo. Quindi uno andando a messa ma ne riceve tanti benefici, Io mo che poi c'è gente che ci va per abitudine, dico povero allora, non hanno capito il significato di quello che comporta una messa. È una cosa bella, io almeno saranno qualche anno che mi sono andato verso la chiesa, ti dirò, guarda, mi sento ancora meglio, sì. Mi sento ancora meglio, ho compassione anche per la gente che ci sta, i fedeli, ma le volte mi metto vicino all'acqua santiera che è vuota, sì. Con l'acqua santa in mano, tutti all'oceano. E vengono da te, cioè passano e tu gli dai l'acqua? No, io dico l'acqua santa, ho messo lo gelo, sì, un conto di gelo, conto l'acqua benedetta, Madonna. Dio mio. È normale che poi, perché tu vedi, nemmeno loro ci credono, no? Che chiudono le chiese, non mettono l'acqua santa, allora dice, se non ci credono loro alla potenza di Dio che veramente guarisce innanzitutto le anime, è la cosa più importante, perché è quella che è importante, che il corpo quello va via. Però io trovai una chiesa e vidi, avevano messo l'acqua santa, feci pure un piccolo filmino, l'ho messo nel mio canale YouTube. Non lo so. Ma quante cose sono cambiate. Guarda, prima io mi ricordo, io sono del 51, sì. Io mi ricordo da bambino, cioè la gente prima che andava a lavorare, sì. Alle 6 quelli stavano già a messa, ascoltavano la messa, che se noi prendevamo le cose e poi andavano a lavorare. Poi il Santissimo, dove sta il corpo di Cristo, stava centrale, proprio dove sta l'altare, alle spalle c'era che ognuno che entrava in chiesa subito si imbatteva nel tabernacolo.
nudo, devi andare a cercare dove l'hanno messo. La croce poi era centrale all'altare. Sono cambiate tante cose, mo tu prendi anche l'ecoresia in mano, mo dopo questo Covid, mo è diventata una cosa normale, sì. Tu vai lì, ti sbattono sulla mano, ciao ciao, ma quei frammenti. Ci rendiamo conto che state prendendo Cristo nelle mani, sì. Ecco perché le mani dei sacerdoti sono consacrate, il sacerdote può, perché è un diritto che gli ha dato Gesù Cristo a loro, ma no che tu gli sbatti così sulla mano e questi prendono, io la prendo sulla lingua. Riesci a far tratare? Sì. Se, non mi è mai capitato che uno non me l'ha dato. Se non l'avrebbero dato, io non la prendevo. Ecco, tutto là. No, qui ci vuole questo avvertimento, questa illuminazione di coscienza, che tutti veniamo fermati da Dio, guarda che Dio è onnipotente, tutti fermi nello stesso momento e ci viene fatto vedere il giorno del giudizio, ci viene fatto vedere le condizioni delle nostre anime, l'inferno, il paradiso e dopodiché a voi figli miei, che scegliete? O state dalla parte del mondo, o state dalla parte mia, e dopo si vedrà. A me, quando mi è successo ai miei tempi, sono andato dalla parte di Cristo e non mi sono mai più distaccato. E poi c'è da vedere a loro quanti di questi veramente si convertono. Che poi guarda, io almeno dopo quell'attimo di illuminazione di coscienza, ma mi sentivo leggero come una piuma, sì. È come se mi avessero scaricato montagne da addosso, perché i peccati, noi vogliamo no, pesano, questi portano a tante conseguenze, i peccati, ansie, paure, ogni sorta di che. Io dopo quel momento lì mi sentivo leggerissimo, come se mi avevano ripulito l'anima. Lavato di ogni... Che poi anche le confessioni, no? Quando si confessa, è come se tu fai un video, però sì. Quando te lo rivedi, vedi tanti punti, dici, mannaggia, lì non è che è tanto bello, allora tu che fai? Lo vai a cancellare, cancelli un po' lì, unisci un po' i punti più belli, diciamo, sì. No? Del video. E così anche questo della remissione dei peccati. Ecco perché è importante questo fatto. Il pentirsi, almeno ammettere che ho peccato, sì. Che ho fatto il male. Ma manco quello vogliono ammettere. Io persevero. Perseverano nel male. Perché poi l'altro, quel male porta all'altro male e diventa sempre più grossa la cosa, finché poi alla fine tu ammazzi la coscienza e poi non percepisci più niente cosa significa peccare. Infatti, alla fine ci sta poco da dire, cioè o fai bene o fai il male, non è che uno dice vabbè faccio un po' di bene, un po' di... perché il bene ti porta... Sta avvenendo questa divisione, no? Sì. Cioè, abbiamo vissuto fin troppo il bene con il male. E come i peccati capitali, no? L'invidia, gelosie, vanità, gola, no? Quella è una catena. Sì. No? sì, che ti porta a tanti altri, è una catena che ti porta a tanti altri peccati, quindi ogni peccato capitale porta una catena di tanti altri mali. E poi male, poi si amplifica, si amplifica sempre di più, si espande. Metti l'odio, se tu fai entrare l'odio in te, sì, è distruttivo. Quel piccolo che sia, se tu lo lasci lì, quell'odio lì, poco poco, aumenta. Tu alla fine vai a odiare così tanto che alla fine sei capace anche di ammazzare anche una persona. Hai ragione, sì.
È vero. Ti arrivi alla violenza, Sì. e così con tutto il resto, la gelosia, quanto poco geloso che tu possa essere, ma se tu lo lasci lì, quel poco lì, quella gelosia lì, tu ovunque vedi cose, sei geloso, c'hai l'orgoglio, quel poco che sia, ti porta sempre poi tu diventi sempre più orgoglioso, è una catena. Oh, i santi lo chiamavano così. Ho detto, guarda, questi sono i peccati che poi 7 o 8, quanti che sono 7 o 8? Sì, e sette vizi capitali, guarda. Sono i vizi capitali. Che Madonna. poi, tu metti 10 comandamenti, questi 8 peccati capitali, tu li metti davanti a te e ti fai un esame di coscienza, più o meno sai dove stai peccando, dove stai sbagliando, eh? Ma infatti, eh. E che così non cioè, sembra che stanno in stato di incoscienza, ma Ti ho tenuto è un bel stata po'. una stavo dicendo una chiacchierata che non Sì. è chiacchierata, è stata una bella parlata, dai, Tu allora mi no? permetti di fare il video che faccio sentire pure agli altri su internet, YouTube? Me lo concedi? Sì. Sì, 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 sì. sì, sì, sì. Mi ha fatto piacere sentirti. Poi qualche altra volta ti posso richiamare così per sentirci. Se ti fa piacere. Sì, che io tutto sommato ho lasciato fare loro con i video proprio per Sì. testimonianza, perché è importante la testimonianza, No, è la parola, ma anche chi so ha testimoniato. tu aiuti parecchio con la tua esperienza, perché non lo so, si sente che tu hai veramente raggiunto un livello vicino a Dio, diciamo. Io Montagna comincio pure. ora a rendermi un po' conto, Sergio, però io in questi anni non è che ci ho pensato più di No. tanto. Ora a quest'età qui incomincio ad andare a ritroso, dico, ah, sì, credo che sono Effettivamente. andato Allora è un bel pezzo vero, avanti. eh? È Che poi vero, se mi giro a destra e a sinistra mi sento più solo che mai, meno male che c'ho il cielo è vero. come Infatti, compagnia. perché quando c'è il cielo c'è tutto, Pietro, Sai, veramente. sì, è quello che hanno fatto perdere, è quello che Bravo. volevano, Ti fanno stare. è quello che volevano gli alieni, va. Sì, chiamiamole alieni. Perché è Chiamavano meglio. alieni. Vabbè, Va Pietro. bene, Grazie, Pietro. Scusa, ti auguro proprio un santissimo Natale. Mi hai fatto un bel regalo di Natale. Credimi. grazie, sì. Buon proseguimento del Veramente. È tutto, stato un ti onore ringrazio. sentirti. Grazie. Poi ci Fate sentiremo. bene, sì. Pace e Ciao. bene. Grazie, Pietro.